Ciao a tutti, scusate la qualità della ripresa, ma sono in mezzo a nulla in Thailandia, quindi la tecnologia che ho a disposizione è un po' quella che è. Il mio viaggio con Intercultura mi ha cambiato la vita e non è stato tanto per l'esperienza in sé, che pure è stata bellissima, ma siccome ho solo 2 minuti non vi parlerò di questo, vi parlerò di quello che quel viaggio ha significato per il resto della mia vita. Io sono sempre stata una persona molto introversa. Non mi sono mai sentito a mio agio in gruppi di persone o lontano da casa, mi sono sempre sentito poco al sicuro e appunto non a mio agio. Fare questo viaggio mi ha aperto la possibilità di vedere come esiste qualcosa di diverso, qualsiasi cosa questo voglia dire. Quando io ho finito il liceo avevo la possibilità di andare a studiare filosofia a Milano, ma quando sono andato in università a registrarmi ho realizzato che non era proprio quello che avevo in mente, lasciava molto a desiderare, e allora ho preso e sono andato in Irlanda a imparare l'inglese. Non l'avrei mai fatto se non ci fosse stato qualcosa dentro di me già che sapeva che è ok lasciare quello che si conosce perché c'è tanto altro, c'è veramente tanto nel mondo di cui non abbiamo idea. E non intendo soltanto come esperienza in sé, ma la possibilità di lasciare quello che si conosce e andare all'avventura è una cosa che, se in qualche modo non si coltiva da subito, da questa età, dall'adolescenza, è molto difficile averla dopo. Parlo con amici e conoscenti che sono in Italia, hanno la mia età, 30 anni, e odiano quello che fanno, non gli piace la vita che hanno, non. Ma stanno lì perché a 30 anni, quando si conosce una cosa, il prendere e andare a farne un'altra, anche se ormai tutto il mondo è globalizzato, quindi non è poi in fondo così diverso da quello che conosciamo, ma l'idea psicologicamente di andarlo a fare non esiste. C'è troppa paura, troppo divario, troppa ansia. Invece io, siccome ho avuto la fortuna di incontrare l'intercultura, ho sempre avuto paura, ma ne ho avuta meno. Ho preso, sono andato in Irlanda per un anno, sono finito negli Stati Uniti, a New York per 10 anni. Ho avuto una vita stupenda, una vita stupenda. Ragazzi, il tempo è già andato, sono già oltre il tempo limite, quindi non voglio dilungarmi, voglio soltanto dirvi che esistono così tante cose fuori da quello che conosciamo, e se non cominciamo a coltivarle, a prenderle adesso, sarà sempre più difficile. Quindi fatevi un favore, andate a conoscere quello che c'è, andate a vedere cosa c'è fuori dai confini di quello che conosciamo. Mi raccomando. Ciao.